Buongiorno bambini, benvenuti al nostro appuntamento. Se non puoi venire in biblioteca, la biblioteca viene da te. Sai Monica che domani è un giorno speciale, il 14 febbraio. Ah, San Valentino. San Valentino è la festa di tutti gli innamorati. Infatti vedete quante belle cosine abbiamo fatto. Golose. Ci hanno anche portato i baci, oltre a tanti cuoricini. Grazie Antonella. Grazie. Prego. Questo mese, come abbiamo già visto le settimane scorse, è il mese dell'amore e delle calde emozioni. Per questo, oggi vi leggeremo una storia proprio adattissima a questo giorno, una storia di innamorati. Siete curiosi di scoprire con noi cosa si dicono questi bambini sull'innamoramento? Sì, sì, curiosi. Eccola qua, questa bellissima storia di oggi. Si intitola proprio L'innamorato, è una storia di Rebecca Dotremer, edita da Rizzoli. Ernest era un bambino a cui piaceva fare arrabbiare tutte le bambine. Soprattutto Salomè. E Salomè era la bambina che raccontava a sua mamma tutto quello che le faceva Ernest. Proprio tutto, eh? Mi ha tirato i capelli, mi ha tolto il cappuccio e mi ha fatto cadere gli occhiali apposta. Allora la mamma disse: di sicuro Ernest vuole giocare con te, ma non sa come chiedertelo. E poi disse ancora, secondo me Ernest è innamorato di te. A scuola Pauline disse, innamorato di Salomè? E che cosa vuol dire innamorato? Nemmeno Salomè sapeva che cos'è un innamorato. Abel sapeva che un innamorato è uno che perde la testa. Salomè pensò che se perdi la testa, finisci per cadere. Gli innamorati stanno dentro le fiabe, disse Etienne. Davvero? Assieme ai principi e alle principesse. Con tutti quei bei vestiti. E le spade. E i re e le regine. E i draghi. Allora, gli innamorati esistono solo per finta, chiese Salomè. Justin disse che si è innamorati perché si è tristi, o quando si è timidi, oppure se si diventa rossi. Succede quando ti ipnotizzano. Allora Salomè capì che quando si è innamorati si diventa un po' matti. La piccola Noah aveva sentito parlare di colpo di fulmine. Ma uno che è innamorato ha come un fuoco dentro. E brucia. Come un lampo. Insomma, un temporale. Allora poi piove, eh? Salomè pensò che è meglio se un innamorato tiene un ombrello a portata di mano. Aristide disse che innamorarsi è una cosa che fa venire il batticuore. Vuol dire che non stai tanto bene. E ti viene la febbre? E ti senti tutto molle. Insomma, ti ammali? Salomè sospirò. Ma che fatica essere innamorati. Per essere innamorati bisogna essere in due, disse Celeste. Beh, da soli non si può. In tre? O in quattro? Un sacco di innamorati. Ma insomma, quanti bisogna essere? Si chiese Salomè. Zelì, che era grande, sapeva che innamorarsi serve per sposarsi, per forza. È una cosa da uomini. E da donne. Da genitori. Non da piccoli. Allora, per essere innamorati, bisogna essere grandi, osservò Salomè. Allora uno non si innamora mai, disse Marius sospirando. Invece sì, succede sempre. E per sempre. O per 5 minuti. Per tutta la vita. Salomè sbuffò.
Oh, ma allora è una cosa lunga, no? Innamorarsi è una cosa molto importante, disse Thomas, quello grande. È una cosa che provi per la maestra. O per la tua migliore amica. Ah, è roba da femmina allora. Ma no! No, è solo da maschi, gridò Salomè. Emile rise perché sapeva che per essere innamorati bisogna baciarsi. E darsi la mano. Gli innamorati servono per fare i bambini. Oh oh! Ma per caso bisogna essere tutti nudi per fare gli innamorati? Suggerì Salomè. Essere innamorati è come sognare, disse Thomas, quello piccolo. Si vola in cielo. Con tanti fiori. E si va. Salomè capì che un innamorato è come un angelo. Ma quando arrivò Ernst, l'innamorato, e diede l'ennesimo spintone a Salomè, uno spintone forte, e le rovesciò lo zaino, e fece apposta a calpestarle il cappotto, nessuno aprì più la bocca. E Salomè si disse che non ne sapevano un bel niente di innamorati, quelli lì. Ecco qui. Ma che cosa bella, è bellissimo. È vero che è sì, proprio carino. Molto romantico. E allora buon San Valentino a tutti i bambini. Adesso però c'è ancora una sorpresina per voi. Mangiare il cioccolatino? No, calma, calma. A parte che di cioccolatini ce n'erano tanti di più. E chi li ha mangiati? Io li ho mangiati! Oh, brava. No, ma l'ho fatto per una giusta causa. Perché dentro ai cioccolatini ci sono dei biglietti d'amore che mi fanno sciogliere il cuore. E però, siccome io sono brava, mi sono ricopiata tutte queste belle frasi. Perché non ci vedevi, secondo me. Giusto. Ecco. Sì, sono scritte piccole. Io, insomma, cioè, non metto gli occhiali, ma non è che ci vedo proprio bene. E me le sono riscritte su dei cuoricini che ho messo in questa scatola. Allora leggicelo, dai. Volete leggerlo voi? No, no, leggo io. Certo. Allora, ne scelgo uno. Poi, se vuoi, Monica, te ne faccio scegliere, perché io sono amica, eh. Grazie. Sentite che bella questa frase. Forse è meglio che metto gli occhiali. Allora... Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. Meravigliosa, che bella! Romantica! Da romantica! Da proprio Valentino! Bellissima! Valentina. Ma ce ne sono tante! Ancora. Sentite, ancora, ancora una, ancora una. I sogni si avverano se si ha il coraggio di crederci. Benissimo, allora credete nei vostri sogni e vedrete che si realizzeranno. Forza, bimbi, forza. Mi raccomando. Allora, salutiamo. Sì, eh? Buon San Valentino. Buon San Valentino, buoni. Ciao, ciao, io mangio il cioccolatino intanto. Anche due. Ciao. Ciao.